Allora eccoci qua ragazzi, manca un'oretta e mezza, no, un'ora e un quarto all'inizio della partita. Adesso salirò e vivrò questa partita che sicuramente ho guardato, ho scrutato molto nel venire in qua, i volti dei tifosi rossoneri e insomma hanno tutti il segno della sconfitta di sabato. Io stesso venendo qua non ho trovato in me quell'entusiasmo, quella voglia di vedere il calcio, di vedere Milan, perché siamo rimasti ancora tutti un po' segnati dalla terribile batosta di sabato. Ma grazie a Dio il calcio è fatto di momenti, è fatto di momenti positivi, di momenti negativi, quindi magari i momenti negativi arriveranno anche per altri che in questo momento sui social, anche sui social ufficiali, sul sito ufficiale della squadra neroassurda, si divertono a prendere in giro. Ma noi subiamo tutto in questo momento, ci dobbiamo piegare, ci dobbiamo fare come gli incassatori, i pugili che sanno incassare, no? E poi sferrare quando sarà il momento, quando sarà il momento nostro, il colpo del KO. Per il momento abbiamo questa partita importante, saluteremo Tonali con affetto, ma poi finisce lì, perché adesso Tonali è un giocatore del Newcastle. Noi stasera, se vogliamo vivere positivamente questa avventura di Champions, dobbiamo vincere, perché è la partita, secondo me, che può dare già un indirizzo a quello che sarà il girone, visto che dopo affronteremo il Paris Saint-Germain del Dortmund. Quindi vediamo se i ragazzi come noi magari avranno un attimino quel groppo in gola, ma poi si libereranno, come spero succederà sugli spalti. Dovremmo essere in 65.000, anche l'orario lavorativo sicuramente non faceva pensare a un risultato così buono dell'affluenza, anche perché i prezzi sono abbastanza elevati. Oggi devo dire che però due parole su Franceschino Camarda le devo dire, ne abbiamo parlato sabato dopo il gol con la Primavera, dobbiamo per forza parlarne oggi, perché con i due gol fatti al Newcastle la squadra ha vinto 4-0 contro il Newcastle, e dando spettacolo. Con i due gol di oggi Franceschino Camarda incomincia a mettere dei paletti importanti per quella che sarà la sua, penso, straordinaria carriera calcistica. Mi auguro che avremo la forza di supportarlo, di sostenerlo in questa crescita, di aspettarlo nei momenti difficili e insomma di avere in casa un giocatore che nei prossimi anni potrebbe essere qualcosa di veramente, veramente, veramente grande. Italiano, nostro, cresciuto nel nostro settore giovanile, oggi due gol, è un quindicenne. Io quando vedo i miei nipoti quindicenni quasi non ci credo al fatto che un quindicenne possa fare quello che ha fatto lui oggi con la squadra Primavera. E lo dobbiamo seguire con tanto affetto, con tanta pazienza, senza forzarne le tappe, però insomma dobbiamo essere orgogliosi di questo ragazzino che tanto ci sta facendo sognare per il futuro del nostro attacco. Ma stasera il nostro attacco è affidato a Giroud, è affidato a Leao, a Chukwueze. Vediamo cosa riusciranno a tirar fuori da questa partita, dagli spazi che gli lasceranno i difensori inglesi. Insomma, le squadre inglesi non sono famose, diciamo, per il catenaccio come ha praticato sabato scorso la seconda squadra di Milano, quella più indebitata, e catenaccio puro proprio anni 60 ha funzionato. Noi siamo stati veramente dei grandissimi polli, lo abbiamo detto, ridetto, oramai è inutile anche ripeterlo. Vediamo se stasera Chukwueze ci farà capire, insomma dovrebbe cominciare a dare segnali della sua forza, visto che l'abbiamo tanto desiderato, tanto voluto. Mi auguro che la scelta di mettere Pobega al posto di Reinders paghi. Io non assolutamente, sapete cosa penso di Reinders, lo vorrei sempre in campo, ma
sarà per turnover, sarà per scelta del mister. Io tifo sempre Milan e quindi io mi auguro che Pobega faccia una bella doppietta e metta tutti d'accordo. Non mi interessa domani poter fare un video per dire avevo ragione io, doveva giocare Reinders, non mi interessa. Non faccio i video per dire avevo ragione io, non faccio i video per fare polemiche inutili. Quando c'è qualcosa che non va lo dico, l'ho detto, non ho capito l'atteggiamento e il fatto soprattutto che noi giochiamo queste partite contro di loro senza la cattiveria necessaria, senza quell'occhio della tigre che loro invece hanno, e questo è un merito che hanno. Probabilmente è più insito nel loro DNA, ma noi dovremmo cercare di tirarlo fuori, perché certe partite si vincono così, con l'occhio della tigre. Adesso però fatemi salire, perché qui ci sono anche c'è un grosso dispiegamento di forze dell'ordine e non so, non credo che i rapporti siano tesi, però so che è successo qualcosa in nottata, non credo che sia riconducibile allo sport, però insomma vedo che ci sono grossi controlli e grossi servizi d'ordine. Va bene ragazzi, ci aggiorniamo ovviamente a dopo la partita, speriamo che sia una bella vittoria del Milan, insomma, per toglierci qualche scoria che sicuramente abbiamo addosso. Forza Milan sempre dal vostro Bandito, mi raccomando un like. Dopo un 5-1 nel derby, siamo una tifoseria incredibile. Faccia di tutto sport! Siamo noi, solo noi, capito Ratti? Siamo noi, Milano siamo noi, Milano siamo noi, solo noi. Siamo una tifoseria incredibile. Allora, finisce così 0-0 e io devo dire che sono molto 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 arrabbiato. Questo non è uno 0-0 casuale, questa è una partita che con dei giocatori che sono sul pezzo, concentrati, finisce 4-0 perché la differenza era quella. Ma se tu prendi 5 gol il sabato e poi il martedì, in alcuni, non in tutti, in alcuni, giochi con una sufficienza che è inaccettabile. Io devo dirvi la verità. Io credo che ci sia qualcosa che non va in questa squadra.
Io ho visto degli atteggiamenti di alcuni giocatori che non mi sono piaciuti assolutamente. Poi domani magari nelle pagelle entro nel dettaglio dei nomi. Bravo Matti, giù ancora. Ma non è un caso che non abbiamo segnato stasera. C'è qualcosa che non va. Ho visto atteggiamenti che non mi sono piaciuti. Non va, così non va, ragazzi. Se... E non do la colpa al mister stasera, eh. Non do la colpa al mister. Stasera la colpa è tutta di chi era in campo. Di alcuni in particolare. E adesso capisco perché non vinciamo più un derby, perché non è l'atteggiamento giusto, non abbiamo avuto l'atteggiamento giusto. Alcuni hanno dato palesemente l'impressione che non gliene fregasse un cazzo di vincere questa partita. Io mi auguro che sia solo una mia impressione avuta qui dallo stadio, ma devo dirvi la verità, non ho avuto una bella impressione. Queste sono partite che non puoi pareggiare 0-0. Se le pareggi è perché c'è qualcosa che non va. Come se perdi 5-1 il derby, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa negli atteggiamenti che non va, c'è qualcosa nella cattiveria agonistica, c'è qualcosa nel gruppo, c'è qualcosa col mister, non lo so. Però qualcuno deve capirlo cosa c'è che non va. E ho visto cose proprio strane stasera, proprio cose strane. Ho visto gente che sembrava non voler segnare, la dico grossa, ma ho visto quasi che facesse schifo segnare. Ho visto mancati scatti, mancate corse al momento giusto. Non in tutti, per carità, non in tutti. Però in alcuni sì, in alcuni sì. Io non so se il motivo sia la guida tecnica, se il motivo è quello, mi auguro che prendano una decisione velocemente, perché questi sono due punti assolutamente regalati, inaccettabili da regalare, questi due punti. Il Newcastle è una squadraccia, è una squadra che non merita assolutamente di giocare in Champions. Questa partita doveva finire 3-4-0 e se non è finita 3-4-0 è solo per colpa nostra. Solo per colpa nostra. Perché così non va. Così non va. Non date retta a chi domani vi dirà che abbiamo fatto una buona partita e siamo stati sfortunati. Perché non è questo il punto. Non è, vi dico una, guardi, una cosa che mi fa malissimo dirla questa, mi fa malissimo dirla, ma se ci fossero stati i nerazzurri in campo stasera contro questi qua, me ne facevano quattro tondi tondi, voi dite li potevamo fare anche noi, certo, ma se non li abbiamo fatti c'è un motivo e c'è un perché, non è casuale che non li abbiamo fatti. Poi domani nelle pagelle sarò più preciso e sarò durissimo. Sapevamo che Giroud non poteva giocare due partite ogni tre giorni, stasera ne abbiamo avuta la conferma, stasera avrebbe dovuto giocare un altro attaccante al posto di Giroud. Giroud era inesistente in campo, come gli capita quando gioca due partite in tre giorni, ma se per Giroud c'è l'attenuante dell'età, della condizione fisica, mentre non c'è l'attenuante di chi non ha cambiato Giroud a un certo punto della partita e di chi non ha preso un centravanti che dia la possibilità a Giroud di saltarle queste partite. Ci siamo visto sedersi due giocatori in campo e chiedere il cambio, uno addirittura il portiere. Io credo che in questo momento abbiamo anche un problema portiere, mi duole dirlo, non so cosa abbia Maignan, non lo so,
ma è un lontano parente rispetto al Magic Mike Maignan della scorsa stagione. E è la seconda volta che vedo una partita in casa del Milan, è la seconda volta che durante il secondo tempo si siede a terra e chiede l'intervento dei sanitari. Non è possibile per un portiere, non è possibile. Insomma, mi fermo qui perché ne avrei troppe veramente da dire stasera. Sono veramente deluso, amareggiato, ma molto deluso, molto, molto deluso. Va bene, ci vediamo per le pagelle, perché lì andrò nel dettaglio di chi stasera mi ha dato l'impressione di non essere sintonizzato col Milan. Ed è grave, molto grave.